Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruia dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Edilizia residenziale pubblica, sia alla nuova legge toscana. Clinica di riabilitazione toscana, presentata l'attività di ricerca a Palazzo del Pegaso. Un lungo dibattito, al termine del quale l'aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, dopo aver trovato la sintesi in un emendamento, prima firmataria Elisa Montemagni, capogruppo della Lega, e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, che prevede l'obbligo per i cittadini, ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato di protezione sussidiaria e che non autocertificano residenza fiscale in Italia, di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Nelle dichiarazioni di voto il consigliere Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, rivendicando la dignità del Consiglio regionale e il lavoro svolto in aula e in commissione, si è soffermato sull'importante modifica avanzata dal proprio gruppo che premia la storicità della residenza. Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla giunta regionale, introducendo come criterio premiale la storicità della residenza, e quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per 3 anni di residenza anziché 0, 2 punti anziché 0 per 5 anni di residenza, 3 punti anziché 2 per 10 anni di residenza, a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto, e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione, e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nei lavori di aula. In particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, cioè se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero, appunto, siano o no legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana, in particolar modo nelle città toscane. Apprezzo l'approdo al quale siamo arrivati alla maturazione dei colleghi della Lega, così il presidente del gruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli. C'è spazio e possibilità di lavorare per la casa, che è una priorità per la Toscana. Il consigliere ha sottolineato come la legge si rendesse necessaria dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, che rischiava di mettere in seria difficoltà i comuni nell'approvazione dei bandi. Ma sentiamo la dichiarazione di Ceccarelli. La Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente, che è una buona legge, che andremo fra l'altro anche a correggere, recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale, per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni, e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50.000 alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti, e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione, di utilizzare questi fondi.
Quindi la cosa più importante, che è quella di avere disponibilità di alloggi, troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi, perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta ai furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Noi ancora non abbiamo discusso i nostri 2.500 emendamenti, siamo in fase di discussione generale. Il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti, quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza, è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero. Quindi per il principio di equità, così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri, per poter avere una casa popolare in Toscana, dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo, per cui questa discussione si sta protraendo per diverse ore. Di punto di incontro positivo ha parlato anche il vicepresidente del Consiglio, Stefano Scaramelli, di Italia Viva. È una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che avevamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione. Si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento, che poi di fatto è stato accolto, perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo me è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in graduatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia a essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei 5 anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge lombarda e che noi abbiamo sbagliando ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana, come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare, quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte, senza abitanti, e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. È il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale e non solo. Negli anni la clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini è diventata non solo parte integrante del sistema sanitario regionale, ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore. L'operato della CRT insieme al bilancio sociale 2020 sono stati presentati a Palazzo del Pegaso a Firenze. La capacità della clinica di riabilitazione toscana di non essere affossata dal Covid. In realtà oggi abbiamo presentato tutte le nostre attività sanitarie di ricerca, cliniche, che nonostante il Covid noi siamo riusciti, i nostri
professionisti sono riusciti a concretizzare, hanno concretizzato molti progetti di ricerca, ma più che altro perché questi progetti hanno un effetto immediato sui pazienti. Ecco, questa è stata la nostra maggior soddisfazione. Come presidente del consiglio di amministrazione sono abituato a leggere numeri, quindi bilanci, risultati dei bilanci. Quando ho cominciato invece a aiutare a formulare il testo per il bilancio sociale, mi sono resa conto che non è un discorso solo amministrativo, né un discorso, ma è anche un discorso che riguarda come il paziente viene considerato all'interno del centro. E è il centro delle attenzioni per fare il più possibile, sì, da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista logistico, tanto che abbiamo fatto dei lavori per cui non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione, ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti. E da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo. Ciò appunto in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente, perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo e con le quali abbiamo stabilito delle collaborazioni nei nostri protocolli di studio. La conferenza è stata anche l'occasione per presentare il volume edito da Fuori Onda che ripercorre i risultati ottenuti in 3 anni di studi e progetti dal centro di ricerca della CRT. 3 anni di ricerca vuol dire essere inseriti in un sistema di relazioni nazionali e internazionali dove stiamo cercando sempre più di trovare le miglior soluzioni per poi trasferire nei confronti del paziente. E questo è molto importante perché nonostante questo momento la ricerca non si è fermata, l'attività dei nostri sanitari non si è fermata. Presenti inoltre anche l'assessore alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini e il presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale Enrico Sostegni. CRT riesce a costruire un lavoro che si fonda sulla relazione tra attività clinica nei percorsi di riabilitazione con l'attività di ricerca che trova linfa dall'azione sul campo e questo credo sia un valore importantissimo. Ho fatto riferimento a quando abbiamo approvato la riforma sanitaria, c'è una parte ovviamente della normativa che parla della sperimentazione gestionale, cioè di avere alcune nuove forme di gestione anche tra pubblico e privato che possono essere sperimentate e vedere i risultati. La CRT ne è un esempio e mi pare un esempio, anche se è una società per azione, assoluta maggioranza pubblica, il controllo di azienda sanitaria e azienda universitaria, è un esempio che sta funzionando da 20 anni portando dei risultati importanti, quindi lo citavo come un elemento su cui riflettere anche quando andremo a rivalutare quella parte della normativa regionale. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.